Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini, collegati con lo Stadio Meazza, pronti per la tappa 36 della stagione 21-22. Sul terreno di gioco, agli ordini del signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, entrano le formazioni di Inter e di Empoli. Manganiello si consulta e inizia in questo momento il match. Forza ragazzi, Stulaz allarga bene per il movimento da quella parte di Zurkowski, che arriva al limite dell'area, cross al centro per Pinamonti che va in gol, Empoli in vantaggio. Il tap-in di Pinamonti su una palla veloce servita forse da Bairami, e l'Empoli dopo 5 minuti va in vantaggio. Attenzione, la palla dentro, il tiro, e c'è il raddoppio dell'Empoli, questa volta è regolare il lancio in profondità che sorprende tutti. Aslani va a fare il suo primo gol stagionale. Uciala dentro per Perisic, la corsa di Di Marco, il cross, il tiro, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol! 1-2, il cross di Di Marco, la deviazione di Romagnoli, e la palla beffa, quindi autogol di Romagnoli. Barella, palla buona dentro per il tentativo, attenzione, Lautaro, è gol, il Toro 2-2, il Toro 2-2. Attenzione, la palla dentro, pericolo, Ciala, carica al destro, il tiro, c'è la deviazione di Vicario che fa una gran parata in corner, può andare al controcross, morbido, Lautaro, un rimpallo, il tiro, Perisic, colpo di tacco per Correa che scappa verso la porta, inseguito da Benassi, arriva dentro l'area, finta, controfinta, il tiro, la parata di Vicario, Dzeko, eccolo qua, Sanchez, porta vuota, alto, tutto solo, Dzeko va da solo, si allarga, attenzione, perde l'attimo il suo tiro, palo, reclama la palla Sanchez, Dzeko vuol fare gol, il cross, palla buona, Sanchez, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il Nino, e sono 4, è arrivato quando non serve più perché era finito il tempo, ma va bene così, 4-2 per i ragazzi. Ehi, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube.